Legnaia Vivai è un'azienda agricola della Cooperativa Agricola di Legnaia. È un'azienda agricola posseduta al 100% dalla cooperativa ed è una società che produce e commercializza piante. Piante da orto, piante da appartamento e anche piante da fiore, ma del resto anche tutte le altre tipologie di piante. È un'azienda agricola che ha anche un allevamento didattico conservativo che serve soprattutto per far vedere alle nuove generazioni come sono gli animali dal vivo. In questo momento ci troviamo all'interno della serra di produzione della Legnaia Vivai. È una serra di 4.000 metri quadrati di superficie che è divisa in tre settori che sono dipendenti dalle temperature. Sono settori nei quali si coltivano tutte piantine da orto, salvo alcune piantine da fiore, piantine da orto che hanno necessità di temperature diverse. In questo momento siamo all'interno di questa serra e di uno dei settori più caldi, dove vengono coltivate le piantine di pomodoro, di peperone, di melanzane, di zucchine e di cetrioli. Gli operatori della Legnaia Vivai seminano, e lo vedremo tra un po', con un macchinario particolare, i semi all'interno di contenitori o in polistirolo o in plastica, dopodiché questi contenitori vengono messi in una camera di germinazione, una sorta di incubatrice che serve a far germinare nella maniera migliore i semi, e poi vengono coltivati e vedremo anche, come si dice, ripicchettati. La cooperativa di Legnaia ha una particolarità. È un'azienda dove davvero la filiera corta si fa a tutto tondo, perché la scelta delle varietà da coltivare e poi delle varietà che i consumatori troveranno sulle loro tavole nasce proprio all'interno dell'azienda agricola Legnaia Vivai, che, come abbiamo detto, è di proprietà della Cooperativa Agricola di Legnaia. È in questa sede che vengono fatte le scelte agronomiche, è in questa sede che vengono decise le varietà da coltivare, certamente privilegiando soprattutto quelle legate al territorio, soprattutto le vecchie varietà, pomodoro fiorentino, melanzana violetta di Firenze, ma certamente anche altre varietà che rispondono poi ai dettami di produttività maggiori rispetto alle vecchie varietà. E ripeto, in questa azienda che vengono fatte queste scelte, poi le piante da orto che vengono coltivate qui prendono due strade. Una è la strada dei professionisti, che poi coltiveranno e produrranno gli ortaggi che saranno sulle mense dei consumatori fiorentini. L'altra invece è la strada della vendita agli hobbisti, ai cosiddetti hobbisti, che produrranno poi per sé in autoconsumo le proprie piante.